New Amsterdam 4, quinta puntata. Kapoor perde la vita. A New Amsterdam, nel corso della quinta puntata, l'ospedale riceve una notizia che lascia tutti sconvolti. Uno dei medici più importanti per la struttura, infatti, ha perso la vita. Nel frattempo Helen e Max prendono consapevolezza della situazione difficile del New Amsterdam nonostante siano a Londra. Ovviamente, l'intenzione del dottor Goodwin è quella di aiutare. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. New Amsterdam 4, dove eravamo rimasti? Il momento che si attendeva da tempo arriva, e Max ed Helen stanno per partire per Londra. Max prende consapevolezza che ormai la politica dell'ospedale sta per cambiare e lui può farci poco. Proprio mentre sta per partire con la dottoressa Sharp, un batterio mortale inizia a diffondersi rapidamente in ospedale. I due decidono quindi di fermarsi ancora per aiutare l'ospedale ad affrontare l'emergenza. Una volta risolta la situazione, la coppia parte e raggiunge Londra, mentre Helen prende subito le redini dell'Hampstead Hospital. Al New Amsterdam, le decisioni disastrose della dottoressa Fuentes portano già a dei risultati evidenti e non positivi. La dottoressa Bloom deve fare i conti con un paziente che ha molti sintomi, diversi tra di loro e strani. L'uomo è convinto di essere stato maledetto, quindi Lauren chiede l'aiuto di Iggy. New Amsterdam 4, quinta puntata. Kapoor ha perso la vita. Max ed Helen iniziano lentamente ad abituarsi alla vita a Londra e a migliorare la loro vita insieme. Entrambi non dimenticano il New Amsterdam e si tengono sempre in contatto con gli ex colleghi, anche per sapere come sta la madre di Bloom, ancora malata. Quest'ultima intanto torna a lavorare insieme a Reynolds. Una famiglia infatti ha subito un grave incidente d'auto e tutti i componenti, anche i più piccoli, sono stati costretti a recarsi al pronto soccorso. Le condizioni di alcuni di loro sono gravi. Iggy riceve una lettera che annuncia una terribile notizia. Qualcuno ha perso la vita. Lo psichiatra legge la missiva con preoccupazione e dopo scopre che il dottor Kapoor, neurologo che aveva abbandonato l'ospedale per fare la sua riabilitazione, è morto. Si tratta di un colpo durissimo per l'intero ospedale. Tutti i colleghi si riuniscono per farsi forza a vicenda e per affrontare questo doloroso lutto. Ognuno però deve tornare alle proprie mansioni ed Iggy e Trevor hanno finalmente occasione di collaborare. Dopo aver parlato, infatti, i due stabiliscono un punto d'incontro e riescono a lavorare insieme per il bene dei pazienti. New Amsterdam 4, quinta puntata. Max ed Helen preoccupati per l'ospedale. Anche se da lontano, Max ed Helen si rendono conto di quanto il New Amsterdam stia cambiando e di come stia precipitando la situazione lì. Bloom deve prendere una grande decisione che, ovviamente, le causa preoccupazione, mentre Reynolds ha nuovi problemi che riguardano i suoi pazienti dopo i cambiamenti delle politiche interne dell'ospedale. La Fuentes ricorda ancora a tutti i medici che ormai è lei ad avere il controllo della struttura. Max, anche se a distanza, decide di mettere in atto un piano molto audace per salvare l'ospedale. Il dottor Reynolds ha uno scontro con la dottoressa Fuentes perché la pensano molto diversamente su un complesso intervento chirurgico. Iggy invece lavora con un padre e un figlio che hanno dovuto affrontare insieme un evento molto traumatico. Lo psichiatra cerca di far trovare dei punti in comune ai due e ad aiutarli ad affrontare tutto questo dolore. La dottoressa Wilder chiede l'aiuto di Castris per un malato oncologico terminale. Voi che cosa ne pensate? Vi dispiace per la morte del dottor Kapoor e credete che la situazione del New Amsterdam potrà migliorare? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.